Siamo sul nuovo campo, possiamo dire così, arcobaleno, simbolo degli interventi che la WISP, grazie a Fondazione con il Sud e ad una fitta rete associativa del territorio, sta portando avanti all'interno del Parco Verde di Caivano. Sport come strumento di inclusione, sport come strumento di coesione delle nostre comunità. In tutte le brutte giornate, quando finiscono, compare il bel tempo è anticipato spesso dall'arcobaleno. Questa è è perché ci abbiamo tenuto affinché questo campo sia chiamato arcobaleno. All'interno del parco è stato fatto un sondaggio ed è il nome che ha avuto maggior successo, perché credo che in pieno risponda a ciò che stiamo cercando di costruire qua. La sfida che insieme a Fondazione con il Sud stiamo portando avanti su questo territorio con il progetto La Bellezza Necessaria. Intanto un ringraziamento non formale a Carlo, che in questi anni si è sempre dimostrato un ascoltatore attento di quelli che erano e sono i bisogni, i fabbisogni e le esigenze di un mondo particolare come quello della promozione sportiva e sociale, soprattutto in anni di trasformazione dal punto di vista legislativo sul fronte del terzo settore, ma per noi soprattutto anche sul fronte della legislazione del sistema sportivo. Quel sistema sportivo che auspichiamo, lo diciamo con forza oggi, proprio parlando di questa splendida esperienza, da questo territorio ha bisogno di superare tante disuguaglianze, ha bisogno di ottenere un vero e proprio riconoscimento del proprio valore sociale. Quindi è stato un importantissimo risveglio. Oggi ci abbiamo un patrimonio di esperienze, di appunto aver sdoganato tante parole, lo dico con Fondazione con il Sud, ma lo diciamo anche come impresa sociale con i bambini. Prima si parlava molto poco della povertà educativa, delle comunità educanti o piuttosto anche di un Sud resiliente, no? Che costruiva comunque quel modello di sviluppo. Oggi chiamiamolo modello di cambiamento, perché il cambiamento di per se stesso non è buono né cattivo, ma noi, proprio perché questo cambiamento lo attuiamo come terzo settore, lo arricchiamo, lo infrastrutturiamo di valori che fa la differenza, la direzione verso la quale andare. Oggi le testimonianze che ci sono state qui raccontano qualche cosa che si è tenuto in piedi rispondendo a quelli che altri ambiti considerano delle debolezze, no? Gli ultimi, le persone, le fragilità, i divari territoriali, e invece sono diventati un punto di forza. Quindi è stata una forza, un coraggio dell'inversione. Ma il progetto è un anno e mezzo che circa ha preso forma, con insomma il bel tempo stiamo introducendo queste attività, noi chiamiamo così, speciali, che caratterizzano il progetto, danno quel surplus in più e creano attrattiva sicuramente e curiosità per i ragazzi. Siamo all'interno della scuola, abbiamo in effetti adottato questo albero e su questo albero faremo la nostra attività di lai, che ormai è già conosciuta, dove si crea un vero e proprio laboratorio sospeso. Partiranno poi i campi estivi con attività anche fuori dal Parco Verde, perché l'obiettivo non è solo fare attività al Parco Verde, che ovviamente ne ha bisogno e perché è carente eccetera, ma l'obiettivo nostro è anche portare fuori i ragazzi, far conoscere altre realtà ai ragazzi. E
per la WISWI, per tutto il mondo dello sport, del terzo settore, quello sociale, è questo appuntamento con questo progetto fatto a Caivano, che riconosce lo sport come strumento di integrazione, è un grandissimo riconoscimento. Essere stato inserito lo sport tra i bandi innovativi insieme a altre tematiche innovative come gli anni scorsi che riguarda le carcere e adesso lo sport, credo che per noi sia fondamentale e importante. Oltretutto le domande di partecipazione sono state altissime, quindi voglio dire, da parte del mondo sportivo c'è una grande sensibilità. Mi chiamo Luca Follero e mi trovo qui a Caivano per completare il mio corso di multisport. E adesso abbiamo fatto un po' di arrampicata. Il corso è nato con la WISP, un operatore multisport di diverse discipline sportive. Calcio, pallavolo, basket, l'arrampicata, un po' di un misto che servirà anche a lavorare nei campi estivi. Come io sono un presidente di un'associazione no profit, ASD Disabili in Azione, quindi io mi occupo anche del sociale e tutto. Quindi ho voluto fare anche io questa esperienza anche per portarlo in palestra, perché io sono atleta e sono il primo a cimentarmi a giocare come presidente. Poi faccio il sitting volley, che è una pallavolo che si gioca da seduto, una pallavolo paralimpica. Buccetti ha detto prima che in un'intervista ho detto che è il lavoro più bello che mi poteva capitare. Confermo, lo sapete che l'ho sempre detto, e questo però mi costringe a chiedervi di avere un po' di pazienza, perché se è così bello non me lo sono costruito da solo, non è che l'ho trovato quest'anno. È così bello perché ci sono tanti soggetti che lo rendono possibile. E quindi con un po' di pazienza vi sorbite e ringraziate. Il primo ringraziamento è ai soggetti del terzo settore. Loro sono stata la più grande esperienza. Si sono rivolti a noi per un progetto, qualche volta per un sogno, per un problema. E a me personalmente hanno trasmesso energia, competenza e visione.